di lanciare l'appello per questa lista. Una lista che si presenterà alle europee, come vogliamo annunciare oggi per programmare la raccolta delle firme, ma si presenterà alle europee non con una visione italiana e centrata esclusivamente sull'Italia, ma proprio con una visione europea rispetto al governo dell'intera Europa. Un'intera Europa che fino ad oggi ci è stata pesante sul collo, ci è costata, credo, notevoli preoccupazioni e tanti sacrifici che le classi lavoratrici hanno subito. Proprio per questi sacrifici è stato deciso di scegliere e di chiedere l'intervento del leader della nazione, che del leader della sinistra della nazione, che probabilmente di più ha subito gli effetti di una politica monetaria ed economica sbagliata della Grecia. In Grecia gli ultimi anni hanno visto Syriza, che è un raggruppamento di tutte le forze della sinistra, mai unite anche in Grecia, anzi che spesso si erano combattute, a volte anche in modo sanguinoso, che si sono unite per contrastare gli effetti di delle politiche monetarie ed economiche sia del governo greco che della comunità europea, sotto la guida di Tsipras, questo giovane politico greco. All'ultimo congresso della GUE, della Gauche Unie Europea, è stato scelto anche come candidato di tutta la sinistra che si riconosce e che aderirà alla GUE per la guida della Commissione Europea, in pratica del governo europeo. Nel far questo, nell'accettare questa candidatura, Tsipras ha steso un elenco di 10 punti importanti, politicamente rilevanti, che sono il programma politico per tutti noi a questo punto. Li abbiamo letti, li abbiamo accettati, li abbiamo assunti, li proporremo agli elettori proprio per dare il senso di una nuova visione di Europa, di un'Europa che abbia una banca unica una volta tanto e non si rifaccia alla Bundesbank, una banca unica che non debba finanziare solo le banche, ma debba finanziare i progetti nazionali. Il significato importante di questa lista sia il fatto che indubbiamente si ricompone un fronte ampio della sinistra, e è una buona notizia per il nostro paese, e diciamo, noi speriamo che questa buona notizia possa anche preludere a un processo di ricomposizione che riguardi anche il dato nazionale. Quindi lavoriamo con auspicio anche in questo tipo di prospettiva. Il significato, secondo me, di questa lista, ovviamente è l'unica lista che affronterà in maniera, secondo me, molto precisa e molto anche coerente la questione che ormai da alcuni anni, insomma, dopo la crisi del 2008, investe anche il nostro paese. Cioè il fallimento, la Grecia, forse Tsipras rappresenta simbolicamente anche questo, la Grecia da questo punto di vista è l'incarnazione di questo che sto dicendo. Cioè la politica dei tagli, decrescita, indebitamento e tagli, c'è questo circuito vizioso che ha massacrato, diciamo, la Grecia nelle condizioni che sappiamo, la riduzione di stipendi, i cercamenti di massa e così via, e ha fatto cadere il nostro paese, perché il nostro paese sta facendo vette ovviamente di disoccupazione non conosciute ormai da 30 anni, e quindi credo che sia, diciamo, significativo da questo punto di vista, anche forse mai conosciute, perché poi gli anni con cui si misurava la disoccupazione prima era diversa da come si misura ora. Oggi, per essere disoccupati, cioè se ci fosse stata le stesse modalità, probabilmente la percentuale dell'80, rispetto agli 70, 80, non era a livelli del 12 e 9, se non ricordo male, che è oggi. Ma appunto, dicevo, i danni, il massaggio sociale che si è prodotto, insomma, è di questi livelli anche nel nostro paese. E noi riteniamo che da questo punto di vista
questa lista, insomma, dà un contributo programmatico preciso, comincia a darlo, insomma, perché i punti venivano ricordati, segnalano tutta una serie di questioni, ci dice appunto di non spezzare questo circuito vizioso, spezzarlo con un forte ruolo pubblico che intervenga nell'economia e intervenga anche direttamente nella produzione di posti di lavoro rispetto a grandi settori sociali, dalla cura della persona a, diciamo, anche il ripristino territoriale e così via. Un secondo aspetto più di medio periodo, perché mentre ora stiamo parlando dal 2009 al 2014 e gli effetti negativi di queste ricette d'austerità che hanno prodotto questi danni, e il tuo obiettivo ovviamente non era tanto quello a questo punto di rientrare nel debito o nel deficit, perché abbiamo visto che i parametri oggi dicono che aumenta il debito e il deficit comunque non riusciamo ad abbatterlo significativamente, ma l'obiettivo reale era quello dell'abbattimento delle condizioni salariali dei diritti dei lavoratori nei vari paesi. Questo è il dato oggettivo che misuriamo. Siccome poi si misura sui fatti, non sui discorsi, io penso che, diciamo, i grandi cervelloni della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea puntavano appunto a questo, cioè a quello di ridimensionare le condizioni di vita per giocare appunto sul piano della riduzione dei costi del lavoro e del modo specifico del salario e dei diritti del lavoratore. Invece, ecco, l'altro versante messo in discussione da questa lista, secondo me, dicevo, scusate questa parentesi, è più di prospettiva, nel senso invece sono dall'inizio degli anni 90 che questo paese ha fatto un bagno ideologico sulla logica della privatizzazione, no, del primato del mercato, del primato dell'impresa, come se fosse il toccasana in qualche modo di questo diciamo, sviluppo ipotetico di questo sistema economico e sociale che abbiamo conosciuto. I dati ci dicono che, a fronte del fatto che non c'è più una sinistra in questo paese, sta cercando di risollevare in qualche modo la testa in questo momento, a fronte del fatto che il fronte sindacale non riesce comunque per tante difficoltà a contrastare queste politiche, oggi misuriamo che i risultati di queste politiche di questi vent'anni sono catastrofici, perché lo sviluppo appunto non c'è, anzi siamo in piena recessione ormai da diversi anni, e quindi credo che da questo punto di vista, ecco, tutte queste, diciamo, modalità ideologiche in cui si è imposto un modello saltano a questo punto dagli infringimenti e rimettono in pista invece realisticamente strumenti importanti che, per quanto riguarda anche noi, insomma, Fondazione Comunista, ma penso molte delle forze che sono qui al tavolo, sono appunto quelli che sono perché porteranno un ulteriore elemento di democratizzazione. Finora l'unica istituzione europea eletta, il Parlamento, non fa assolutamente niente, contano soltanto i burocrati nominati dagli Stati. Si andrà a queste elezioni, non solo se eleggerà il Parlamento, ma se eleggerà anche il Presidente della Commissione Europea. Quindi questo è un elemento ulteriore di democratizzazione per cui, nonostante tutti gli ostacoli che ci sono, questo processo lentamente va avanti. Dovremmo anche affrontare in queste elezioni un forte impatto nello scettico, come prima ha detto, un fortissimo impatto nello scettico. Vogliamo invitare moltissime formazioni politiche, tipo Movimento 5 Stelle, Lega, cose che adesso sono messi anche quelli di destra, che propongono addirittura la fuoriuscita dall'euro. Noi siamo, come lista, sì, rappresentiamo quella forza che non accetta questa Europa così com'è, però non vuole nemmeno distruggere quello che è stato costruito, anzi, per andare avanti invece nel processo di unificazione. Quindi cambiare le regole del gioco, però mantenere l'euro e andare avanti nel processo di unificazione di un'Europa solidale e antidemocratica. Prima Bellinelli faceva riferimento alla banca centrale, cioè noi vorremmo avere una banca centrale europea che avesse gli stessi poteri della Federale Reserve americana. Forse non tutti sanno che la California, che è lo stato più forte dell'Unione Americana, è fallito. Eppure non si sono avute ripercussioni internazionali perché la Federale Reserve ha adottato. Quindi ci trasferiamo in Europa, pensiamo alla Grecia, se la BCE avesse avuto gli stessi poteri della Federale Reserve, il problema greco si sarebbe risolto in pochissimo tempo. Con ben altri traumi. Il caffè a te. Porterebbe l'Italia alla desatezza. La lista CIMES chiede più Europa, non meno Europa.
più Europa, ovviamente un'Europa con altre regole, con un Parlamento legittimato, con la capacità di controllare l'economia, di sostenere soprattutto i paesi più deboli e per il rilancio di un grandissimo piano sul lavoro. Quindi questa è la cosa secondo me fondamentale, non meno Europa ma più Europa, un'Europa più forte, un'Europa meno liberista, perché è stato ampiamente dimostrato che il liberismo non porta la ricchezza ai poveri. Nel liberismo i poveri non vengono raggiunti dalla ricchezza se non c'è una politica sociale di sostegno. Poi il debito non necessariamente un male, può anche essere usato. Nemmeno pazienza keynesiana dicono che il debito può essere controllato e non produce disastri.